Crescono continuamente le piccole. Se tu adesso fai allenatore, sei stato giocatore. È più importante l'allenatore o il giocatore? No, io avevo un modo mio di pensare, cioè l'allenatore di calcio per me può essere determinante solo in negativo. Ah, ma caro Vendrame, oggi va di moda, si porti la cravattina, c'hai i capelli biondi, fai un po' di pressing, giochi a zona, ti prendono dall'interregionale e ti fanno giocare, ti fanno fare l'allenatore in Serie B o in Serie B. Io posso dire che tutti questi tipi di allenatori li metterei al muro, li urlerei 50 volte per essere sicuro, però che siano morti, forse come concetto. Possono sapere che io ho fatto 250 km per venire qua e che quindi posso dire quello che penso, altrimenti me ne stavo a casa. Io purtroppo non ho mai messo 90 gradi e se lo faccio solo per amore. Però c'è Scoglio che vuole i giocatori sposati, se non sono sposati. Vabbè, io Scoglio lo metterei al muro, anche cosa vuoi uno che ti dice così. Quante volte vuoi fare? Cosa vuoi fare? Sì, qua non si capisce più niente e incominci a giocare già a 14 anni che ti fanno delle violenze, a 12 anni che ti dicono se ti masturbi ti fa male, invece è una cosa bellissima. I giocatori non vengono trattati da uomini, perché gli allenatori che si comportano così è gente frustrata, è gente che magari va nei vicoli a masturbarsi. Ma o chi? Violenza. Ma lui non ci sono degli handicappati, gente senza dignità, ma stiamo scherzando? Cerca di fare un dribbling fra la diatriba di Marzio e Vendrame. Io ti posso dire solo un piccolo aneddoto, che io quando giocavo nel Padova, siccome la Cremonese lottava per andare in Serie B, mi sembra fosse la penultima partita, ci fu un tacito accordo, non tanto tacito comunque, tra me e il capitano della Cremonese, per terminare la partita in parità. Stiamo scherzando. La gente della Piani cominciò a fischiare perché evidentemente voleva delle emozioni. Allora, visto che fischiava, hai preso la palla e puntato. Che presi la palla e puntai verso la mia porta. Lo stadio si ammutolì e dopo, quando vide che feci solo la finta di calciare, insomma, sentì uno strano movimento in tribuna e mi dissero che era morto uno spettatore che era malato di cuore, ma poi non puoi venire a vedere la partita dove gioco io se sei malato.